Ed eccola qui la nuova creatura della scuderia Ferrari, la SF90, dedicata ai 90 anni della fondazione della scuderia Ferrari grazie al Drake, ovvero Enzo Ferrari. E noi saremo qui, noi della Rosa nel Cuore, a commentarla. Quali novità ha portato quest'anno? La Ferrari di Maranello. E bentornati cari ascoltatori della Rosa nel Cuore, io sono Luis, Io Matteo. siamo Ferrari Formula 1 Rosa nel Cuore. Giornata particolare. Esatto, perché è appena uscita la nuova SF90 che sarà guidata nel Mondiale 2019 da Sebastian Vettel e Charles Leclerc. In questa puntata parleremo soprattutto della nuova vettura, la confronteremo con Mercedes e daremo qualche piccolo dettaglio delle altre scuderie che poi andremo ad analizzare meglio durante i test. Prima cosa che cade all'occhio è il colore. Sì, prima cosa che cade all'occhio è ovviamente la colorazione, che risulta molto più tenue rispetto agli anni precedenti. È un po' più aggressiva, si vede anche dal disegno. E questo colore è un rosso opaco, come si è fatto vedere in presentazione, e Binotto ha comunque dichiarato che è fatto apposta per ridurre il peso, anche se di poche centinaia di grammi, ma comunque con questa Formula 1 e con queste tecnologie può fare la differenza. Ma che comunque la SF90 è un'evoluzione di quella precedente, quindi si spera sia ancora più veloce e ancora più competitiva. Nonostante ciò, la Power Unit è stata molto studiata ancora e dovrebbe essere ancora più forte rispetto a quella Mercedes, si dice. Esatto, poi i valori reali si vedranno Sì, ovviamente esatto. sia a Barcellona che nel primo Gran Premio che avverrà comunque il 17 marzo a Melbourne. Un attimo, parliamo un attimo di dichiarazioni che hanno fatto post unveiling della vettura, soprattutto Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Da una parte Vettel ha subito comunque dichiarato che per lui è al quinto anno, quindi dovrebbe essere magari un bivio vincerlo finalmente questo mondiale. E avrebbe voluto subito entrare in abitacolo per guidare la Sì. macchina e purtroppo ci entrerà già da lunedì prossimo. E Charles Leclerc invece ha dichiarato che per lui il primo anno già in scuderia è un sogno guidare questa macchina avendo soltanto un anno da rookie con l'Alfa Sauber. Comunque, incominciando a parlare della nuova Ferrari, Da notare ovviamente con il cambio di regolamento, comunque la dall'anteriore, scomparsa di Flap, esatto. ovviamente. Ferrari, come l'anno scorso e come quest'anno, adottano la stessa strategia di McLaren l'anno scorso, e quei piloni che si trovano sul riquadro blu sotto il muso, che a differenza del Death Duct, l'aria viene compressa e mandata verso il basso, e anche in alto, come vedete nel cerchiolino azzurro. Passando invece alla parte centrale della vettura, ovviamente cade l'occhio subito lo specchietto. Dove era attaccato all'alo, e adesso hanno utilizzato comunque un'idea di specchietto pre-2018, quindi riattaccandolo ovviamente al bargeboard. E da notare la presa d'aria sopra il casco, che è più triangolare, più piccola, ristretta rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda la zona esterna delle pance, è stato adottato un restringimento totale, quindi verso la zona dello scarico. Come vedete, dalle linee gialle partono dai bargeboard verso lo scarico terminale della vettura fino allo scarico centrale per dare più downforce al retrotreno. Per quanto riguarda l'ala posteriore, rispetto alla rivale Mercedes, è molto più alta e più larga quella Ferrari. E come vediamo, con la freccia rossa in basso al centro, il fondo davanti alla ruota posteriore è molto rastremato. Come dal 2017 a questa parte c'è ancora la T-Wing, come si vede nella freccia azzurra. Nel cerchio viola, invece, per concludere, ci sono i tubi di scarico che sono stati creati con la stampante in 3D. Finendo per parlare di assetto, notiamo che comunque la Ferrari si è ideata più all'assetto Red Bull degli scorsi anni, quindi un assetto molto più spinto verso l'anteriore, un assetto rake con il posteriore leggermente rialzato, mentre la Mercedes adotta un assetto rake però meno accentuato, quindi la vettura resta un po' più piatta, quindi avendo più schiacciamento a terra. Confrontando il passo fra le due vetture, una cosa che Salta all'occhio. salta all'occhio e che si nota in diversi circuiti come Monte Carlo oppure a Silverstone, il passo gara Ferrari rispetto a quello Mercedes è più stretto, quindi vedremo una vettura forse molto competitiva Sui nei tracciati cittadini. cittadini, mentre quello Mercedes, che è leggermente più largo ovviamente rispetto a quello Ferrari, è stato adottato un passo anche lì leggermente più stretto rispetto all'anno scorso, parlando Sì, sempre di Mercedes. esatto. Ovviamente è più lungo della rivale Ferrari per garantire a Mercedes una maggiore velocità nei lunghi rettilinei. Parlando invece un po' velocemente di Mercedes, la nuova V10 presenta anche lei poche novità, ma comunque molto importanti anche per il regolamento 2019. Sì, esatto, come vedete in verde il radiatore per quanto riguarda le pance è molto stretto, quindi entrerà pochissima aria, ma comunque sufficiente per raffreddare la power unit.
sotto nelle frecce gialle i barge board molto più bassi di quelli Ferrari. Tornando invece al passaggio dell'aria, come dicevi tu, nelle pance, passerà poca aria da lì, ma tantissima aria dalla presa d'aria sopra la testa del pilota. Che bello grosso. Mercedes è già stata in pista a Silverstone insieme a Red Bull. Invece Ferrari non hanno ancora ufficializzato il filming day a Barcellona il 17 febbraio. Il 18 verrà presentata invece l'Alfa Sauber, che anche quella è stata sgamata a Fiorano a fare qualche test con Giovinazzi e Raikkonen, con una livrea molto particolare. Esatto, un rosso scuro simile a quello della Ferrari, ma che comunque durante la presentazione non sarà di quel genere. Settimana prossima vi racconteremo un po' come vanno i test, magari faremo qualche diretta insieme per commentarla al momento. Vi sveleremo anche comunque i passi delle altre scuderie. Oggi abbiamo parlato, ci siamo concentrati un po' più su Ferrari e Mercedes, poi durante i test ne sapremo di più anche su Red Bull e via dicendo. Bene ragazzi, speriamo di avervi un po' introdotto per quel poco che sappiamo. Esatto. Queste nuove vetture, quelle piccole cose che saltano all'occhio, che un essere umano normale non può saltare. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Ferrari La Rossa nel Cuore F1 e al nostro canale Instagram Ferrari La Rossa nel Cuore. Ricordiamo che i test dal 18 al 21 saranno trasmessi anche su Sky Sport per la prima volta. Non si è mai verificato comunque che i test andassero in diretta televisiva. Con questo ci lasciamo settimana prossima al Montmeló. Io sono Matteo. Io sono Luis. E ci vediamo settimana prossima ai test. Ciao ragazzi. Ciao.